Quattro di voi con me, facciamo il giro da questa parte. Gli altri con me. Gli ecovolontari sono nati nel 2004, siamo singoli volontari che dedichiamo un po' di tempo a questa attività e in questi 15 anni abbiamo fatto tante attività diverse. Molto importante quella che facciamo con le scuole per la pulizia del parco e poi continuiamo a fare tanta informazione con i nostri cittadini. Insomma, cerchiamo di aumentare la sensibilità verso l'ambiente. Così vicino? Sì, sì. La mia impressione è che bisogna lasciare un messaggio e magari questi bimbi fra 10 anni diventeranno degli adulti che si ricorderanno di questa attività e diventeranno degli adulti che non sporcano. Queste attività sono importanti per dare il buon esempio, soprattutto dalle generazioni non pensionate che hanno tutto il tempo del mondo, ma anche della mia che lavora e trova quell'ora alla settimana per poter aiutare, insomma. Castelnuovo Rangone, che è un paese che ha un forte senso di identità e di comunità, e il volontariato è uno degli strumenti secondo me migliori per conoscere persone nuove e creare qualcosa, fare un percorso costruttivo in questa comunità. Di voi